Benvenuti, siamo qui nel bel mezzo della natura, sotto il Redentore, qui dalle parti di Maranola, in provincia di Latina, per incontrare il nostro, ecco che abbiamo anche qualche rumore, la natura ci porta anche a sentire purtroppo i rumori delle auto, il progresso ci ha portato purtroppo anche un po' a rovinare la natura, potremmo dire. Ma siamo qui in compagnia del nostro Antonio, che è dovuto scendere dall'alto dei monti per portare qui giù il suo gregge. Ciao Antonio, come ti senti dopo questa lunga passeggiata? Ma niente di che, perché tanto comunque sono abituato, è una cosa di tutti i giorni, capito? Non è che dice, è un allenamento, insomma, quindi non niente, un po' di stanchezza ci sta, perché a camminare uno cammina, perché ci sto appresso, però alla fine lo faccio perché lo voglio fare, non mi comanda nessuno. Senti, ma da quanti anni veramente si porta avanti questa, potremmo dire forse attività, passione, poi ce lo dirai stesso tu, da quanti anni veramente tu fai sempre questo tragitto? Lo fai Allora, ogni giorno oppure? sì, vabbè, diciamo sono un po' di anni perché io l'ho fatto da ragazzo con mio padre fino all'età di 20 anni, poi mi sono arruolato, sono stato 30 anni nell'arma dei carabinieri e poi diciamo così mi sono rifatto gli animali perché comunque è una passione mia, niente di che, cioè non mi ha comandato nessuno, lo faccio perché mi piacciono le capre, che devo fare? Questa è una cosa innata, ma ci sono cresciuto in mezzo, mio padre mi ha fatto crescere. Diciamo, i tempi quando mi sono arruolato, ehi, erano tempi un po' gli anni, fine anni 70, che comunque c'era la corsa al progresso, al lavoro, però ripeto, io ho fatto il carabiniere con tanto onore, però poi sono tornato alle mie origini. Quindi in pratica fare la vita del carabiniere per te non sarebbe stata, diciamo, una vita all'altezza della tua natura. Sì, è caduto un qualcosa a terra che raccolgo. E quindi hai preferito in pratica immergerti nella natura. Questa è la vita che ti piace di più perché altrimenti avresti continuato, penso, a seguire il mondo dell'arma. Beh, diciamo che nell'arma ho fatto il mio, l'ho fatto. Perché ho fatto 31 anni, quindi ho raggiunto, diciamo, gli anni per la pensione, ai tempi quando mi sono congedato io si poteva ancora fare. E ho maturato la pensione, insomma, anche se qualcosina ho perso, se rimanevo qualche altro anno, qualche altra cosa, ci guadagnavo con la pensione, però a me basta, tanto, così dice, nella vita bisogna anche accontentarsi. Senti, tu che vivi tra questi meravigliosi monti, lo ricordo ancora, a Maranola, qui in provincia di Latina, dove voglio ricordarlo per chi non lo sapesse, perché comunque è la nostra emittente Radio Monte Altino, ma anche proprio la pagina ufficiale appunto di Radio Monte Altino, ci seguono veramente da ogni parte d'Italia e del mondo. Per cui, per chi non conoscesse questa località meravigliosa, c'è il Monte Redentore, poi c'è anche la chiesetta di San Michele Arcangelo. Nell'eremo di San Michele Arcangelo, che è una suggestiva grotta, dove ogni anno avviene questa meravigliosa processione di San Michele portato proprio sulle spalle, anche Spalla se sì, dal paese, c'è da ricordare che purtroppo per via del Covid purtroppo è stata sospesa. Speriamo, insomma, di rivedere presto questa processione. Però ecco quello che ti voglio chiedere: abbiamo vissuto nel 2020 purtroppo il lockdown. Tu come hai vissuto il lockdown? Credo che, cioè, anche tu ne hai risentito, oppure trovandoti già comunque in un mondo distante, no? Dai cittadini, insomma, dal luogo, insomma, più trafficato, ti sei comunque ritrovato in un posto a vivere la tua pace interiore, immerso nella natura, oppure anche per te è stato difficile? Beh, per certi aspetti un po' sì, perché comunque cioè, prima vedevi tanta gente, adesso quando c'è stato il blocco totale proprio non ci stava più nessuno. Però io bene o male, diciamo che faccio una vita quasi in solitudine, è scelta mia, non E per... come mai per scelta tua? Posso chiederti, perché poi a me piace andare a fondo, no? Cercare anche proprio di capire che cosa spinge una persona a scegliere un determinato modo di vivere. Ma se tu vorrai rispondermi,
Come mai scelta di vita? Che scelta è stata? Insomma, tu prima come vivevi? Insomma, eri circondato da più persone oppure poi hai deciso di volerti proprio allontanare, stare invece semplicemente a contatto, sì, con gli animali? È stata una scelta mia perché comunque io ho vissuto, per il lavoro che ho fatto, non esperienze troppo simpatiche, perché comunque fatto, diciamo, determinati servizi che adesso non è che sto qua a dire, però ho detto vabbè, alla fine ho fatto il mio, l'ho dato nel migliore degli anni miei, adesso scelgo di vivere così, perché poi io sono una persona, come voglio dire, cioè, a me mi piace essere serio e avere a che fare con le persone serie. Purtroppo viviamo in una società un po' difficile, insomma, dove indubbiamente riesce difficile proprio a volte misurarsi con gli altri, no, proprio, ecco, anche per questo fatto che ormai è finito un po', no, il contatto con la spiritualità, ma anche con il verde, no, che ci appartiene. Purtroppo abbiamo anche persone che non lo rispettano, questo verde, e vediamo anche molti giovani che preferiscono invece la mondanità, e proprio per questo motivo hanno forse sofferto ancora di più il periodo del lockdown. Però forse sì, anche questo dipende, no, il fatto di trovare un vero contatto con le persone. È difficile proprio per questo motivo, perché si vive oggi forse troppo materialismo, no, potremmo dire. Qual è il messaggio, l'insegnamento che tu puoi dare ai giovani di oggi, visto che in effetti secondo me da persone come te si può veramente imparare, perché tu mi hai detto, ecco, veramente la fatica, no, quella di scendere dall'alto del monte qui a valle a piedi con tanto di sudore, si vede anche dai tuoi occhi, se vogliamo appunto inquadrare gli occhi, no, di Antonio, che in effetti con tanta passione per i suoi animali e veramente con tanta fatica ha scelto una vita non semplice. Però ecco, oggi il giovane sicuramente non conosce il vero sacrificio. Tu che cosa consiglieresti a questi giovani? Ecco, noi abbiamo anche tanti giovani che ci ascoltano, quindi ecco un messaggio che possa essere proprio di insegnamento. Allora, io dico che un discorso un po' allargato. Certo, come no, hai tutti i minuti che vuoi. Abbiamo qua delle montagne che io, grazie a mamma Arma, per il lavoro che ho fatto, ho avuto modo di girare l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia, isole comprese, diciamo, la Sardegna. E noi abbiamo una grande bellezza naturale che sono gli aurunci. Allora, gli aurunci, adesso non lo dico per vantare queste montagne, però gli aurunci sono le montagne, attenzione a quello che dico, le montagne più alte d'Europa, prossime al mare. Nel senso che le vette più alte d'Europa a una distanza di linea d'aria, manco 3 km. Noi abbiamo Monte Petrella che è 1535 metri, abbiamo Monte Ruazzo che è poco più basso, abbiamo Monte Reula, abbiamo il Redentore. Ma sai che se, allora queste montagne così, sì, le montagne in Italia ci stanno montagne, stanno le Alpi che sono i 4000 metri e passi. Però non stanno vicino al mare. Queste qua, queste montagne, non sono state valorizzate. Perché dal dopoguerra ad adesso si sono perse tante cose. Qui c'era un'agricoltura prima che da queste montagne, con l'asino, io mi ricordo da ragazzo, quando ancora non c'era la strada, con l'asino si portava grano, gran turco, noci, castagne. Adesso non c'è stato più niente. È finito tutto. L'agricoltura è finita. Andiamo dietro, gli antichi romani, no? I famosi vini c'è come Falerno, sì, ma li coltivavano, sì, da queste parti, erano viti che coltivavano nella, certo, zona di Caeta. C'è tutta una storia nei dintorni. C'è una, sì, storia vecchia. Sì. Tutto questo si è perso. Allora, quando io ero ragazzo, su, era tutto coltivato. Adesso se ti affacci alla Belvedere là, non vedi più un pezzetto di terra coltivato. Ma già se vai a Marano, anche al di sotto di Marano, non c'è niente di coltivato. Allora queste terre, noi, queste terre qua, hanno, diciamo così, una carenza di acqua. Ma no, perché non ci sono, diciamo, sorgenti. Però gli invasi si potrebbero creare. Quindi noi qua potremmo coltivare delle culture di prima stagione, tipo, che so, i carciofi. Cioè, le culture che vengono, sì, fino a prima dell'estate, no? Sì. I fagioli, no? Perché i fagioli vengono buoni, qua io li coltivo io stesso quel poco per la casa e vi dico che sono squisiti. Fatti sul camino, poi suppongo, no? Cosa... avrai un camino, sì, penso. Sì, sul camino a casa, io sì. Camino. Ma tu abiti
abito al paese. Ah, abiti giù a Maranola. Al paese, sì. Quindi in pratica, insomma, hai comunque la possibilità sempre di incontrare, no, i cittadini, insomma, di discorrere con loro, insomma, di sapere ovviamente anche quello che accade, no, al di fuori della montagna. E in effetti sono tanti, secondo te, i giovani che sono andati via per studiare e che purtroppo hanno lasciato queste zone e non vogliono seguire magari, no, la passione dei genitori, il coltivare, il dare nuovi frutti, no? Quindi tu saprai forse meglio di me, che molti so che sono andati fuori a lavorare, sono giovani, diciamo, nei dintorni che hanno voluto seguire comunque la passione per... Né per la pastorizia né per l'agricoltura, assolutamente no. Né per la pastorizia né per l'agricoltura. Qui ci stanno, io, 3-4 pastori professionisti, ne stanno 4, mi sembra, che c'hanno, diciamo, c'hanno le aziende vere e proprie. Poi ci sto io, vabbè, ce l'ho, diciamo, a livello passionale, però così, per uso di famiglia, sì. Perché non faccio vendite, non faccio... Però, quello che vorrei dire, ci sarebbe da fare, per queste montagne ci sarebbe da fare. Qui non c'è stato l'interesse politico, no? Non c'è stato l'interesse politico. Non c'è stato l'interesse anche delle persone, degli intellettuali, degli studiosi, perché non hanno valorizzato queste cose. È un peccato, guarda. Allora, ti dico, io sono stato al Benga, Ventimiglia, verso quando stavo a Torino, andavo a fare i tiri al bersaglio dalla scuola di Torino, andavamo verso Liguria. Se vedi Ventimiglia, è una montagna così, come questa montagna qua si chiama La Pelara. Sì. La Pelara. Bene, quel paese esporta i fiori in tutto il mondo, con 1000 metri di terra che gli dà il comune, che gli cede il comune, questi esportano fiori in tutto il mondo. Noi abbiamo dei terreni qua forti, fertilissimi, tutto abbandonato, si è perso tutto. Infatti è questo proprio l'invito che si fa, perché poi attraverso questa intervista a me piace sempre rimandare, no? Sensibilizzare, perché i comuni possano ascoltare, perché anche i giovani, no? Possano creare qualche associazione che tuteli l'ambiente, ma dove si possa dare, ecco, miglioramenti proprio a questa zona meravigliosa. Abbiamo la strada che conduce al Redentore, che in effetti è piuttosto pericolosa, perché oltre ad essere una strada un po' dissestata, è anche un po', ecco, non abbiamo, diciamo, non c'è un arrive, quindi praticamente si potrebbe anche cadere giù, e molte macchine che prima abbiamo incrociato salendo purtroppo scendevano a forte velocità, quindi questo è un rischio anche per i tuoi, appunto, animali, per i tuoi cani, eh. Questo lo voglio ricordare, perché oltre ad esserci turismo, perché comunque il turismo c'è, dobbiamo anche ricordare però che ci sono anche i pastori che scendono con le capre, che quindi dove non c'è una strada ben sistemata può essere anche pericoloso. Quindi io inviterei veramente qualcuno che ascolta a prendere atto di questo, a farsi un giro, la comunità montana, insomma tutti coloro che si occupano dell'ambiente, dei luoghi turistici, a cercare di rivalorizzare questo territorio, perché possa veramente essere una meta ancora più conosciuta da ogni parte del mondo e diventare, come hai detto tu, no? Come Ventimiglia, come Albenga, che le conosco benissimo, che sono delle cittadine veramente che offrono tanto, sono pulitissime, veramente sono messe in regola, no? Ecco, lo sto dicendo proprio... Ci vivono le famiglie, guarda. Esattamente, sì, ma poi insomma c'è dell'ottimo turismo. Io voglio dire un'altra cosa. A volte io lo vedo molto raramente, perché il giorno a casa non ci sono mai. Qualche volta che capita, qualche domenica, che fanno linea verde, mela verde, queste cose qua. Ma a volte fanno vedere, per esempio, ecco, le Dolomiti, le montagne di su, fanno vedere tante belle cose, magari aziende a conduzione, perché generalmente sono a conduzione familiare. E alla fine quelli, se andiamo a vedere, se andiamo in fondo, stanno peggio di noi. Però sono gente volenterosa, gente che ci mette l'impegno a fare le cose. E che ci manca a noi di poter fare una cosa? Manca? Maranola, non voglio, senza offendere gli altri paesi, ma Maranola proprio, Maranola è il paese, il punto, diciamo così, diciamo, è il punto dove la gente, è il punto di partenza per le escursioni in montagna. Si potrebbero fare tanti belli bed and break, tanti belli, certo, belle strutture alberghiere per ospitare, però, perché tanto ormai il turismo sta pigliando un po' piede, però in maniera molto, molto così, alla leggera, campata in aria, insomma. Cioè, invece si potrebbe fare veramente qualcosa di molto più serio, no? Comunque
ricordiamo che qua in zona, per esempio, Rifugio Pornito sta cercando, ecco, veramente di riportare le persone attraverso la ristorazione. C'è anche un altro progetto di cui prima stavamo parlando, poi c'è anche la Tana dell'Epri, c'è, se non erro più avanti, c'è un certo signor Michele che anche si occupa della ristorazione. Insomma, vediamo tante persone interessate alla zona e quindi proprio a maggior ragione ci vorrebbe ecco, che vediamo i cani che rincorrono le macchine. Perché mo sto io qua. Fagli una bella ripresa che insomma. Ehi! Perché mo se non me ne vado io, se ne vado. Ma la pecora dove è andata a finire? Andata è a bellissimo. Fanno solo così, ma non scappa. Comunque ad ogni modo, ecco, molti stanno dando vita a nuovi fiori, no? Ecco, ad attività che speriamo possano poi portare chi se ne deve occupare a risolvere il problema della strada, a risolvere il problema dell'ambiente, a portare miglior turismo, a fare maggiore sponsorizzazione di questi luoghi che, come hai detto tu, in Italia il Redentore non è conosciuto come tanti altri posti. Le Dolomiti sono diventate veramente un luogo conosciutissimo dove molti, magari anche dalle nostre parti, si spostano e vanno alle Dolomiti. Ma se vai là sopra, se ci vai quando è una giornata di sereno, una sera di sereno, ma da lì si può dire che veramente da là sopra un momento si vede la Sicilia. Quando qui a Maranola, che c'è, diciamo così, l'aria pulita, si vede Capri, si vedono le isole partenopee, si vedono tutto. Si vede tutto dall'alto, si vede tutto. Figuriamoci da là sopra. Ecco, ammiriamo anche il cane che sta facendo Leone. Sei un capo bravo, capito? Vieni qua, Leone, vieni qua. Riprendimi un poco, vediamo. Eccolo. Ti chiami Leone, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Sai che sono l'amante degli animali, io? Bellissimo, bellissimo. Senti, e quindi tu mi raccontavi adesso, ritornando a parlare invece della tua vita, no? Che è molto importante per noi, che ti stiamo riprendendo. Quanti animali hai? Cioè, in tutto, quante pecore? Quanto è il gregge? Quanti sono i cani? Le pecore sono tra una quindicina, da piccole e grandi. E poi sono poca roba. Perché comunque... Ehi, ehi! Che comunque sono da solo. Quando c'hai tanti animali ci vuole l'aiuto. Io purtroppo l'aiuto. Ma scusami, ma si sente sempre dire, no, che chi si occupa di un gregge dovrà avere sicuramente un supporto veterinario, ma esiste davvero un supporto veterinario? C'è la ASL che comunque grazie a Dio non ho bisogno di cure, perché gli animali ci sto appresso, quindi li curo io, stanno bene. Però ecco, abbiamo i controlli periodici, perché io gli animali li tengo registrati, ho i libretti di stalla, quindi io addirittura ho anche i microchip ai cani, ho i libretti anche ai cani, quindi sto in regola con gli animali, insomma non tengo niente di abusivo, ecco. Anche perché... Quindi ti accorgi, per dire, se una capra sta male, tu ti accorgi che è sofferente, intuisci magari anche quello che possa avere? Sì, vabbè, in linea di massima sì. Sì, diciamo in maniera generica, poi giustamente non è che uno... Vabbè, certo, si vuole sempre il supporto veterinario. Esatto. Infatti stavo appunto ammirando quel gattino laggiù, che è meraviglioso. Prima c'era una bellissima pecora e adesso ci sono tutti i cani pastore che sono veramente bellissimi. Senti Antonio, veramente è un piacere, no, parlare con te e ti volevo anche chiedere l'ultima domanda. Tu ti occupi anche di produrre formaggi o vino o qualcosa? Insomma, linea di massimo quello che faccio lo faccio per far bisogno di casa. Anche perché, diciamo così, non ho laboratorio, quindi non posso fare la vendita pubblica, perché per fare questo ci vuole una certificazione, ci vuole la tracciabilità, io questo non lo posso fare, quindi per onde evitare, diciamo così, cose fuori legge, non lo faccio proprio, quindi quel poco che faccio lo faccio per la famiglia, perché... Quindi tra poco tu ti ritiri a casa, come finirà la tua giornata, insomma, e terminiamo questa intervista in bellezza, insomma, entriamo nella tua casa, no, e vogliamo sapere nel tuo intimo, no, nella tua zona comfort, come prolungherai questa tua serata, insomma, a che ora ti ritiri la sera? Allora, ti dico questo, la vita di chi tiene gli animali non finisce mai. Nel senso, cioè, il lavoro di chi tiene gli animali, il lavoro, ho sbagliato a parlare,
Il lavoro di chi tiene l'animale non finisce mai, perché comincia dall'alba al tramonto, non c'è festa, non c'è domenica, non c'è niente. Uno si organizza magari con le stalle, quando magari piove, quando è cattivo tempo, quando è festa, sì. Magari gli metti i pascoli, gli metti il foraggio in stalle e stai libero. Però quell'animale non si finisce mai. Se veramente vuoi fare il lavoro con criterio, non si finisce mai. Comincia dall'alba e finisce al tramonto. Non è che stai perennemente a lavorarci appresso. Però la mattina comunque ti devi alzare presto perché... Alle ore? Le ore non si contano. Le ore non si contano. Così. Se, allora, per fare queste cose ci devi avere la passione, perché sennò non lo fai. E quindi invitiamo ancora i giovani a Ma riprendere in mano le magari lo redini farebbero, magari lo della farebbero. pastorizia, del... Io non c'ho l'aiuto, perché sennò non tenevo 40 capre, ne tenevo 200. Però da solo non ce ne avevo poi. Ti servirebbe un aiuto magari. Come? Quello. Ma E allora magari. invitiamo qualcuno Ma che magari se lo si vuole vorrebbero fare. occupare insieme ad Pensa. Antonio e ritornare, no, veramente a fare una vita anche un po' distaccata da telefoni, tecnologia, progresso esagerato, quindi io penso che debba avvicinarsi, no, alla vita di Antonio, ma anche a quella di altri pastori che Ma come te come conducono no? Stanno quelli una che la vita fanno. faticosa, ma altrettanto bella. Ma la fanno, stanno i pastori la fanno in maniera molto più professionale con me, perché io diciamo che lo faccio, ripeto, a livello amatoriale, a livello per passione mia, però senza lucro, insomma, ecco, perché ci rimetto pure qualcosa da soldi mio, perché sai, non è che cioè, quando non vendi che... Allora, se uno produce, vende, ma io questo non vendo in faccia, però non mi comanda nessuno, non mi obbliga nessuno, quindi così. Però ripeto, io allora so fare anche tante altre cose, perché mio padre faceva l'anima sua, non c'è più, ma ha imparato tante cose, ha imparato a fare il mestiere del pastore, mi ha imparato a coltivare la terra, mi ha imparato a lavorare la pietra, a lavorare il legno. E sono tutte cose che ormai, quando morirò io, moriranno quelli che più o meno come me. E tutto questo finisce. Ce lo portiamo tutto dall'altra parte. Io so lavorare anche la pietra, e la lavoro pure bene. Se proprio così, giusto per curiosità. Ma vedi quella casa là? Quella casa che sta di Sì, fronte a noi, sì, quella sì. con te, con le finestre aperte. Andate a fare una facciata vicino a quella casa e vedete sotto ci sta una muraglia in pietra grande. L'ho fatta io quella. Quella di un cugino di mia moglie, quella casa là. Una muraglia in pietra l'ho fatta io, ma non per vanto. Saper lavorare la pietra nella maniera antica pure non è cosa da tutti. Insomma. Non lo dico perché mi voglio vantare, perché io non mi voglio lodare. Però purtroppo sta finendo tutto. Pensa, io sono riuscito a conservare il grandurco vecchio di una volta, quel grandurco che si usava, quel grandurco piccolo che ci si faceva la polenta, addirittura ci facevano anche il pane. Io sono riuscito a recuperare, era un qualcosa che aveva mia mamma, un po' di semi che aveva mia mamma, sono riuscito a recuperare e gli sto rincrementando. Dice, ma a quale pro? Una cosa mia così. Perché mi piace. Andò! Mi piace conservare. Beh, tutto molto bello quello che veramente ci stai raccontando, no? Perché in effetti il fatto che tu lavorassi la pietra, insomma, sono tutte cose che noi non sapevamo e che ci piace indubbiamente sapere, no? E che dire di più? Insomma, ti ascolteremo ancora, no? Continuo. Però sicuramente non mancherà occasione, magari quando vorrai, Sempre so, tanto per mio sono. imparare, no? Per imparare il tuo mestiere. E questo, è, se vogliamo, è come se fosse un piccolo corso, no? Per capire se uno è portato o meno a poter vivere una vita del genere. Comunque, che dire, Antonio, io ti faccio veramente i miei migliori auguri e complimenti per come svolgi il tuo lavoro. E secondo me, insomma, questi tipi di lavoro non devono terminare. Oddio, è ovvio che bisogna sicuramente cercare un supporto, no? Che tutti ascoltino e che si rendano anche conto che i pastori hanno bisogno di aiuto perché da soli non possono farcela. Solo così forse anche i giovani potranno avvicinarsi maggiormente a questa vita, perché comunque ci sono anche dei giovani che addirittura hanno lasciato il lavoro di ingegnere per buttarsi proprio nella pastorizia, perché volevano una vita sana, pura, insomma, fatta di cose normali, di cose più semplici,
e sicuramente genuine. E allora Antonio, complimenti ancora e allora alla prossima. Io sono sempre qua. Facciamo un'altra ripresa a questi animali meravigliosi, perché io ecco la pecora che è bellissima, bellissima. Se venite bellissima. Qualche volta quando mi sto ritirando, io posso pure chiamare, così venite e vi fate la ripresa. Certo, come no. Allora io... Però qualche volta ti offriamo un caffè anche al bar, ti offriamo un dolce, un caffè, quello che vuoi tu. Vabbè. Venite che vi faccio assaggiare, mi chiama, vi faccio assaggiare qualcosa del mio prodotto. Ma sicuramente... Ripeto, io non faccio vendita. Io non, ma se pure fosse, acquistiamo. Ma no, perché ripeto, io voglio stare in regola con la legge, con le norme vigenti, diciamo. Anche perché per il lavoro che ho fatto so come funzionano le cose. Quindi di conseguenza non voglio essere fuori legge, anche perché non voglio togliere... come voglio dire, non voglio togliere il lavoro a chi lo fa veramente con... Ma no, sicuramente anche tu sarai in grado di farlo, perché certo essendo vissuto in questi posti, io, quindi... Io diciamo così, l'ho imparato da ragazzo, non è che mi sono improvvisato. Io per dire, mi cerco le cose migliori, mi vado a comprare il Gran Turco, quello naturale, mi vado... Cioè, tante cose che comunque ci rimetto, però lo faccio perché lo voglio con fare con la salute, io. Scusami, mangiando questo, come ti senti? Grazie a Dio non mi sento niente. Ecco, dobbiamo mangiare tutti in maniera più, sì, sicuramente bello. senza alimenti trattati, perché ce ne sono veramente troppi, e ritornare un po' alle cose semplici, coltivate in maniera... Perché oggi è difficile anche coltivare le cose biologiche. Ecco, appunto. Ma è quello che sarebbe la bella cosa, tornare al biologico, perché è una cosa importante. Qua senti delle cose, gente giovane con tumori, malattie, leucemie, che sai. Però ricordiamo che siamo immersi nella natura e dobbiamo anche ricordare che purtroppo anche lo smog, anche quello, contribuisce a farci ammalare. Come no? Ecco, anche questo, perché non c'è controllo, insomma. Su come vengono mantenute alcune auto, motori e quant'altro, per cui ci ritroviamo poi a respirare anche quassù un'aria che purtroppo non ci piace, perché è ovvio, le auto, di auto ne passano anche parecchie, se passassero solo le capre saremmo benissimo. Sicuramente. È quello che ci auguriamo, guarda, uno si augura il progresso, ma direi che forse adesso ne abbiamo un po' troppo, dovremmo togliere un po', no? Ma guarda, il progresso va bene, come per esempio pure la tecnologia, perché è un aiuto in più a migliorare la qualità delle cose, secondo il mio punto di vista, capito? Perché per esempio il telefono, pure io tengo un telefono di questo. Insomma. Tu usi Facebook? Ma certo che no, eccolo qua, vedi, guarda, ce l'ho pure io una televisione di quella, vedi? Perché ormai questo, ma va bene, capito? È una cosa buona, perché... I tempi passati, prima per dare la notizia a una persona, l'ambasciata, la settimana, certo, invece mo si fa subito. Ma va bene, però nella giusta misura, secondo me. Certo. Secondo me è così, capito? Purtroppo lo so. E allora è stato un piacere insieme al nostro Antonio a Maranola, in provincia di Latina. E allora alla prossima per un caffè, torneremo con vero piacere. Alla ricerca, il mio programma finisce qui. Questa è una bella bellissima intervista, finiamo con la... bellezza del nostro Redentore, no? Che veramente ci metta la mano lui per tutto il litorale, no? per questa zona meravigliosa che possa migliorare sempre di più. Sì.